Ciao a tutte! Allora, incomincio prima che mi dimentico il nome, col dire che la ragazza... La ragazza... Non mi vengono più le parole. Mi sono bloccata così, come in inverno le foglie sugli alberi, anche se mi sa che era autunno e non era neanche così. Io non mi ricordo più come si chiama. Ma perché mi sono impallata in questa maniera? Comunque, la ragazza che ha lasciato il commento non più carino, comunque uno dei commenti più carini, si chiama Giulia. Giulia Co. Colomb. Giulia Col. Giulia Colomb. Fin qua ci sono. Spero che l'ho detto giusto. Mannaggia a me. Comunque sei tu, tu lo sai che ti faccio morire da ridere ogni volta e questa è una bella cosa. Comunque non c'è da ridere per niente oggi perché oggi è un giorno veramente tragico e triste nella storia dell'universo. È un giorno di quelli che non vorresti arrivasse mai, ma quando ti arriva ti proprio ti spara in faccia e... Aspettate, magari così meglio. Te lo sparano in faccia e tu pensi perché è successo, vorrei che non... fosse mai accaduto. Oggi è stato il primo giorno di scuola, almeno io inizio oggi, venerdì 12, ho iniziato oggi e sì, trauma, trauma, veramente, veramente un trauma. Ma molti mi hanno chiesto anche su Ask, una mi ha chiesto se è promossa, io ho detto sono bocciata e poi sopra, più domande, sopra. Avevo già dato la risposta che stavo scherzando perché non volevo andare a scuola e tutto bla bla bla. E poi non so perché certe ragazze mi hanno rifatto ancora la stessa domanda qua, tipo, oh, ma sei bocciata quando avevo già risposto sopra e non ha assolutamente senso, queste cose mi fanno salire l'apatia verso il mondo. Però incominciamo col back to school che mi è stato gentilmente chiesto su Ask da un po' di persone e farò vedere la cartella. Il contenuto e tutto e non come mi vesto, il trucco, perché il trucco è sempre quello e credo che sia interessante, e come mi vesto non lo trovo interessante lo stesso perché comunque non, per me non ha senso vestirsi bene il primo giorno e poi vestirsi male gli altri giorni. Io mi vesto normale il primo giorno e mi vesto normale gli altri giorni, non è che il primo giorno faccio la figa con dei vestiti diversi. Sempre così mi vesto, quindi sì. Allora, la cartella l'ho cambiata ed è questa, l'ho comprata quest'anno, è questa cartella della Barton. Allora, so che le cartelle vanno, dipende dalle zone d'Italia in cui vai, a Milano comunque va l'ISPAC e tutto, ma vanno anche queste cartelle tipo Barton, The North Face, comunque un po' da scarpinata perché fa più figo, capito? Se è più figo. Io l'ho comprato solo perché l'altra era morta, veramente. L'interno era distrutto, fuori era tutta scritta stile bambina dell'asilo, quindi volevo una cartella nuova e questa qua della Barton mi piaceva. E così appunto c'è questa tasca qui in cui ci metterò il tesserino della metro, che adesso ve lo faccio vedere che non l'ho preso, se non faccio cadere lampadam. Ok, questo qui ci metto, che c'è dentro la tessera della metro, poi un po' di tessere, metro, pullman, certificazioni, non certificazioni, li ho raccolti tutto qua che l'avevo preso su Meaning the Box, comprato io, ed è molto comodo, ce l'ho da sempre, quindi sì. E metterò anche i soldi e la spazzola, no, la spazzola la metto qua sopra perché c'è un'altra tascona che è veramente profonda perché arriva più o meno all'inizio di questa. Molto bella questa cartella perché è molto bella e spaziosa perché essendo da scarpinata puoi fare tutto. Qua forse metterò l'acqua quando avrò sete, non lo so, però è figa, mi piace. Si chiama Jimmy, non so il modello, cioè Jimmy gliel'ho dato io come nome. Poi apriamo e la troviamo. Adesso questo qua ci sarà solo quello che ho messo il primo giorno di scuola, quindi i quaderni. Oddio santo, così. Qui c'è solo un quaderno, così a caso. No, no, non a caso, un solo quaderno, non è che vado a scuola con un quaderno.
ed è diviso in due tasche. C'è questo taschino in cui ci puoi mettere due cose, due cosine, poi c'è la tasca dove metti tutti i quaderni. Nel taschino ho messo tre cose che voglio conservare, metterò anche il libretto dentro la sua apposita cartelletta trasparente per non rovinarlo. E ci ho messo questo quaderno della Pigna Nature, che io amo i quaderni di questa linea perché io amo i fiori e sapete che come amante dei fiori non potrei non scegliere questa marca. E questo qua è un quadernetto a quadretti semplici perché è il primo anno che uso questa idea, nel senso credo che avere un quaderno vuoto comunque non per una specifica materia in cartella serva sempre, perché c'hai sempre bisogno di un foglio su scrivere cazzate, degli appunti, magari che ti dimentichi un quaderno e li scrivi su un quadernetto, quindi un quadernetto per scuola generale per me da quest'anno è sempre utile e lo userò molto volentieri. Poi i miei colori, questi qua, Giotto Turbo Color, che sono 12 e li ho pagati 2,20, li ho presi in cartoleria, quindi magari al centro commerciale costano di meno, costano di più, non lo so, perché a me piace sottolineare con i pennarelli, lo trovo più comodo, il tratto è più preciso e non lasciano i residui a fine parola, e quindi ho preso questi. E poi ovviamente in questa taschina ho messo anche il diario, che è questo. Non volevo avere un diario scontato o un diario solito, volevo avere un'agenda tipo la Moleskine, ma è solo che non la facevano, la facevano 2015-2014, non a cavallo, comunque non scolastica. Sono andata da Carte e ho visto questa e me ne sono innamorata, che è un'agenda nera stile Moleskine, però appunto per scuola, con questo coso qua bellissimo dentro, è così, e c'ho pure le battutine in fondo, quindi anche divertente, e c'ho anche la griglia con gli orari, insomma c'ha tutto in versione fica Moleskine. L'ho pagata 15 euro da Carte ed è veramente veramente bella. Scrivetemi se anche voi comprate questa, perché o ce l'avete, perché questa credo che sia il diario più bello che abbia mai avuto. Qui a Milano c'è sempre il diverbio comics e smemoranda. Comics solitamente io l'ho sempre giudicata più bruttina rispetto alla smemoranda, anche se ho avuto un anno, allora ho avuto, non quest'anno, l'anno scorso avevo la comics perché mi piaceva di più, come non mi piaceva di più perché c'era sta teoria del ho avuto 2 anni la smemoranda, un anno è stata bocciata, un anno ho avuto i debiti, quindi se prendi la comics magari ha un destino diverso. Così è successo, quindi sono ritornata alla smemo, però quest'anno la comics era più figa, quindi mi sono riconvertita alla comics, anche se in linea di massima se prendi diari normali, non come questo che è più un'agenda, mi piace di più la smemoranda, e non so neanche perché sto perdendo tempo nel dirvelo, perché a voi non ve ne frega niente, però ditemi voi che partito siete, comics o smemoranda, se no che partiti ci sono altri scolastici. Sì, le cartelle in generale d'Italia, l'Invicta o la ISPAC, oppure ISPAC a tracolla o ISPAC a spalla, io sono ISPAC a spalla e Barton, però perché amo la Barton quest'anno. Comunque, cosa porto come quaderni? Porto questi due, che è il mio quaderno, ho fatto le versioni di latino, non guardate i mini perché era l'unico che avevo in casa, e il mio versionario di latino, perché al primo giorno di scuola la mia prof di latino chiede sempre i compiti, lei sempre, sappiamo già che lei ci sarà sempre e se non c'è le farà in modo di esserci, quindi portare il latino al primo giorno di scuola non è male. Poi ho due astucci quest'anno e spero che rimarranno così per sempre, nel senso almeno un mese. Il primo è questo, è di Muji, non ho ancora tolto il cartellino per farvelo vedere, ed è il pen case, e l'ho preso da Muji appunto, quel negozio giapponese, e l'ho pagato 9,90 euro, ed è molto carino perché è molto old school, molto carino. Dentro cosa abbiamo? Non ho tolto dalle confezioni niente. Abbiamo questo righello rosso, ovviamente perché è il mio colore preferito dei Barba Papà, però era l'unico righello che c'era in cartoleria della marca, e da 15 cm, perché dovete sapere che io non ho mai avuto un righello così piccolo alle superiori, non ce l'ho mai avuto, solo all'elementare avevo un righello piccolo. Ogni volta che serve un righello io sto a chiederlo agli altri e sta cosa non è molto simpi.
Poi ho una gomma della Stealth, questa qui, che credo che sia la gomma migliore, che cancelli meglio e sì, mi piace molto, è la mia gomma preferita. Poi da Muji ho preso i miei due evidenziatori che non ho qui, ne ho solo uno. Ok, dentro sto astuccio ne ho solo uno, che questi sono, costano 1,90€, non lo so, comunque è l'evidenziatore migliore del mondo. Mi piace tantissimo, a parte che qua vedi quanto liquido c'hai, e poi il tratto è fine, vedete, non è grosso ma è fine ed è bellissimo, questo è giallo. Poi no, queste due cose non c'entra niente, poi ho due penne. Una nera e una blu, a me piacciono queste della Bic. Le mie Bic sono le mie preferite perché scrivono meglio. Niente di più, niente di meno. E poi un sbianchetto della Prit. Io mi trovo meglio con questo qua, che non devi aspettare, perché io scrivo piuttosto di fretta e non riesco a aspettare, ci rimango indietro, quindi questo fai già, scrivi invece. Proprio non capisco gli altri come possono preferire quello a penna, perché devi stare te lo aspettare, non schiacciarti, si spiaccica tutto sul foglio, no, mai. Poi l'altro è questo qui, questo qua, questo astuccio sempre della Comics, che me l'ha comprato mia madre, che costa solo 9€, prendilo, non ti ci sta tutto qui. E devo dire che mamma, avevi ragione, sei un mito, sei la numero uno. Ed è della Comics, l'ho preso a 9€ in cartoleria. E dentro ci sono un po' di cose, allora c'è questo pennarellone qua della Staedtler, giallo, perché dovete sapere che io amo sottolineare quei pennarelli e soprattutto il pennarello giallo, e questo quindi quando l'ho visto faccio è mio. Poi quest'altro Stabilo Flash, che è un altro pennarellino per sottolineare, vedete, questo è proprio, non è un evidenziatore, è proprio un pennarello per sottolineare blu, perché dopo il giallo il mio colore preferito per sottolineare è il blu. Io ho ste fisse scolastiche, dovete sapere che ho ste fisse scolastiche. Poi ho una penna nera di ricambio, una matita ovviamente, mai farsi mancare le matite. Poi ho questa penna verde, che non so perché l'ho comprata, però mi ispirava, che è di questa marca, perché non avevo una penna per scrivere verde con questa mina piccolissima, perché a me fare titoletti e tutto mi piace farlo con penne di colori più allegri, e ho preso questa verde qua perché mi ispirava anche dalla confezione. Un'altra matita, perché lì non ci stava, era troppo lunga, allora ho dovuto metterne per forza due qui. Poi ho preso delle varie colorazioni di questi qui, sempre per fare i titoli, che sono i famosissimi, credo che tutti ce li hanno, questi qua, non, gli Stabilo, quelli con la punta fine, l'ho preso rosso, blu, violetto, perché io adoro il blu e quindi scriverei sempre blu. Ecco qui quello, l'altro, quest'altro qui, che è l'altro evidenziatore. Questa, a differenza di quell'altro, non c'è il liquido, ma è proprio così. Ecco, schiaccio. Poi un indelebile, perché a te quando vai a cercare cose per scuola pensi a me non serve un indelebile, poi vai a scuola e ti serve un indelebile e non c'hai, quindi questo indelebile nero della Bic. E per finire un tratto pen nero, perché certe volte voglio scrivere una cosa in nero però voglio rimarcarla, e allora per non rimarcare e rovinare la pagina dopo il tratto pen nero, e un'altra penna di ricambio blu. Questo era il mio back to school, avete imparato anche un po' le mie ansie da scuola, le mie fisse, le mie no. Spero che questo video vi sia utile per i miei consigli, magari da quest'oggi anche voi vi fissate col sottolineare in giallo in pennarello. E questo video vi è piaciuto, quindi lo so che vi è piaciuto. Il prossimo video spero vivamente che sarà il vlog del primo giorno di scuola, non lo so perché non l'ho ancora incominciata sinceramente, oggi è mercoledì, ne incomincio venerdì, l'idea cioè di fare il videoblog lo scoprirete, servirà. Ciao.